siamo felici di accogliere qui nel nostro territorio Agorà, che è l'incontro fra i cittadini e i portavoce eletti nelle istituzioni. E portiamo le istituzioni in periferia, in questo luogo simbolo che è Corviale, che è simbolo di diverse cose non molto belle, è il simbolo della difficoltà di integrarsi di molte persone, è il simbolo di un diritto costituzionale non sempre rispettato come il diritto alla casa. Siamo qui in una periferia fra quelle più danneggiate dalla cattiva amministrazione delle nostre istituzioni. Questo luogo che oggi vedete pure in condizioni accettabili, passabili, in realtà ieri era sembrava un cantiere abbandonato. Chi è qui può vedere la quantità di immondizia che abbiamo raccolto con il nostro gruppo dell'undicesimo municipio, è stato un grosso lavoro. Tutto Corviale è più o meno in queste condizioni. Se salite quella scala, che adesso ovviamente non possiamo mostrare nel video, però insomma basta salire quella scala per vedere cosa c'è oltre quello che abbiamo pulito noi, oltre la facciata di questo palazzo, ed è effettivamente qualcosa che non ci si aspetterebbe sapendo di vivere in una capitale europea. Questa specie di microcosmo all'interno di Roma ha tutta una storia particolare di mala gestione, di abbandono, di incuria, è diventato una specie di dimenticatoio dove vengono gettate anime che sono in difficoltà e che invece andrebbero aiutate. Purtroppo lo possiamo, secondo me, anche leggere a simbolo di questa finta solidarietà pelosa che esiste nelle istituzioni. Questa non è certamente la maniera di aiutare le persone che sono in difficoltà. È stato anche realizzato un ghetto all'interno della nostra città e i ghetti, scusate se uso questa parola molto forte, qui ci vivono tantissime persone che sono persone per bene, che lavorano eccetera, però sono state messe in un luogo che è del tutto simile a un ghetto, cioè architettonicamente insomma non è stato mai completato come era nelle premesse, però comunque il risultato è quello che vedete. La legge è facoltativa, possiamo dire, non è questo certamente il posto dove trionfano le regole. Siamo molto felici che oggi ci siano qui tanti rappresentanti eletti, portavoce del Movimento 5 Stelle. Li ringraziamo naturalmente perché testimoniano che nel nostro movimento c'è la volontà di riavvicinare le istituzioni ai cittadini, perché allo stato attuale vivono in due mondi separati e diversi. Abbattere tutte le barriere fra cittadini e istituzioni e cittadini rappresentanti delle istituzioni, semplificare la gestione della cosa pubblica, soprattutto nella direzione della trasparenza. Ci stiamo impegnando col nostro gruppo consigliare qui al municipio, abbiamo già avanzato la richiesta di fare per esempio un'anagrafe immobiliare per censire il patrimonio che questo municipio potrebbe gestire meglio sicuramente. Ci stiamo impegnando molto anche sul piano, a parte del decoro che è un'emergenza, ma nel nostro municipio sono quasi tutte emergenze, e del decoro, ma anche sulla salute pubblica. Adesso lasciando per un attimo la realtà di Corviale, qui il nostro è un municipio soprattutto di periferie dove le difficoltà sono di diverso tipo, ma quasi sempre riconducibili a problemi di sociali, sì, ma spesso proprio di salute pubblica. Faccio riferimento alla mozione che abbiamo presentato poco tempo fa e che è stata approvata sull'elettrodotto del Trullo, che passa sopra scuole, che passa sopra un mercato e a quartieri interi, e che è un elettrodotto a bassa frequenza, per questo molto pericoloso. Ci ha fatto molto piacere il fatto che quel giorno qui in consiglio sono venute una cinquantina di persone del municipio che ci hanno dato manforte e che secondo me hanno anche determinato il fatto che la mozione ha avuto successo, perché mi ricordo benissimo, anzi noi di questo gruppo municipale non ci dimenticheremo mai, che
Quel giorno in consiglio è veramente stata una giornata particolare, perché di fronte a 50 persone il comportamento degli eletti di PD e PDL è stato nettamente differente rispetto a quello abituale. Con questo concludo, con questo invito alla partecipazione di tutti i cittadini. È fondamentale che la funzione, il diritto e il dovere del cittadino al controllo delle istituzioni. Non fa piacere sentirsi dire che un cittadino deve occuparsi delle cose di cui dovrebbero occuparsi le istituzioni. Non aspettiamo che le soluzioni piovano dall'alto. Grazie e buona giornata. Per quanto riguarda Malagrotta, ovviamente il discorso è un po' più complesso, nel senso non è così semplice. Ovviamente tutto è partito, e questo ed è vero, mentre le istituzioni, compreso anche questo municipio, il municipio 15, che hanno costruito una buca a Monti d'Ortaccio immensa e nessuno diceva niente, tutti stavano zitti. Io sono cresciuto con la politica e i partiti che mi dicevano non ti preoccupare, Malagrotta chiude. Io dicevo guarda che non è così semplice. E se Malagrotta ha chiuso, che su questa parola chiuso c'è anche un altro equivoco che, se volete, poi vi dico. Malagrotta sta cambiando, ecco, invece che chiusa, sta cambiando, e semplicemente perché l'Europa dal 99 ha detto che il rifiuto tal quale non poteva andare direttamente in discarica. Noi abbiamo dormito, perché come al solito noi dormiamo, quindi è dal 99 che i politici, i partiti fanno finta di niente, vanno avanti, finché dei cittadini incazzati sono andati a Bruxelles e hanno detto: ragazzi, guardate che qui continua così, qui succede questo, e si è aperta una procedura di infrazione. Una procedura di infrazione che avrebbe e stava andando alla Corte d'Appello europea, con una multa che poteva arrivare fino a 500.000 euro al giorno. Io pure quando l'ho visto, 500.000 euro sarà un errore, sarà all'anno, al mese, al giorno. E allora lì hanno cominciato forse a capire, perché dell'ambiente non gliene frega niente a nessuno. Guardate che l'Europa non ha detto, i rifiuti trattati non è la tritovagliatura come hanno provato a fare la scorciatoia, perché poi fatta la legge cercano l'inganno, e non è stato così semplice, e tuttora non lo è, perché Malagrotta non è chiusa. Qualcuno ancora si meraviglia perché i camion vanno tutti lì dentro, perché a Malagrotta ci sono gli impianti di trattamento. Questi impianti di trattamento non funzionano bene, quindi bisognerà vigilare, bisognerà capire dove vanno i rifiuti che escono da quel trattamento. In questo momento adesso non si sta parlando di Malagrotta, non si sta più parlando, ma in realtà Malagrotta sta ancora lì, e fra un po' se ne riparlerà, e soprattutto se ne parlerà perché riguarderà questo municipio, perché c'è sempre Monti dell'Ortaccio, che è nient'altro che un allargamento di Malagrotta, che è un'altra, è anche più grande potenzialmente di Malagrotta, che è costruita su una falda che è un lago che sta qui dietro. E notizie ultime, doveva partire, non è partita, perché la Sapienza, in uno studio idrogeologico, ha detto che non è idonea. Adesso i politici stanno dicendo abbiamo chiuso Malagrotta, cosa che è da vedere, e Monti d'Ortaccio non si farà. Però Cerroni, che non è stupido, che è un pozzo d'oro, è un lago d'oro, sta andando in un'altra università a Padova, sperando, con i mezzi che lui ha, che prima o poi trovi un'università che gli dice: sai che c'è? Ma qui forse si può fare. La situazione dei rifiuti nazionale è veramente drammatica, perché in ogni settore, dal CONAI, dal riciclo, dalle discariche, incenerimento, ogni settore funziona male, tutto. Cioè io non ho trovato un settore di vabbè, tutto sommato questo è da salvare. E purtroppo la commissione d'inchiesta sui rifiuti ancora non l'hanno ancora istituita, perché è iniziata, sono passati quanti mesi, 8, che a me sembrano 8 anni dall'inizio della legislatura, e ancora non è stata fatta. Poi verrà istituita, litigheranno come la commissione antimafia, litigheranno per le poltrone, e se ne riparlerà forse a gennaio. Quindi nel frattempo si cerca di fare il possibile, insomma. Ovviamente la situazione internazionale è molto complessa, sicuramente in primis la Cina ci chiede rifiuti perché soprattutto non per incenerirli, per riciclarli, esatto.
Però il problema è che spesso noi gli mandiamo, abbiamo avuto diversi problemi, quindi questo sarà uno dei compiti fondamentali per la commissione d'inchiesta dei rifiuti. Abbiamo avuto il problema che mandavamo materiale non buono e che la Cina, ovviamente, che non ha standard molto elevati, diciamo così, anche se piano piano si sta adeguando pure lei, dategli tempo e probabilmente ci supererà pure come standard, e quindi c'è stato anche un mercato di rifiuti di plastica che andavano in Cina, venivano trasformati in giocattoli, noi li riacquistavamo e magari erano tossici, ognuno si deve occupare dei propri rifiuti e occuparsene secondo gli standard ambientali. Poi è normale che, siccome ci sono degli inceneritori, soprattutto in Nord Italia, Nord Europa, che sono stati costruiti decenni fa, che quando noi stavamo soltanto alla discarica, all'estero usavano l'incenerimento ed era visto come una cosa moderna. Adesso noi stiamo rincorrendo l'incenerimento, mentre loro già hanno capito che non è, perché prima ovviamente non c'era neanche la scarsità del materiale, adesso invece la materia prima è fondamentale, quindi bruciarla è uno spreco di materiale. Stanno capendo questo, anche la comunità europea ha detto che entro il 2020 non si potrà più bruciare rifiuto compostabile e riciclabile, e noi invece come al solito veniamo dietro. Io mi ricordo Rutelli qualche anno fa diceva, io sono stato in Germania, lui c'è stato nel 92 in Germania, 92 era l'apice dell'incenerimento, adesso anche la Germania sta cominciando a costruire impianti di riciclo. Questi impianti di incenerimento, aumentando la raccolta differenziata, visto che gli inceneritori hanno bisogno di tanto materiale per essere alimentati, perché più brucio più guadagno, e allora spesso si trovano a scarseggiare, anche perché i rifiuti ne produciamo anche di meno per via della crisi, uno dei vantaggi della crisi è anche questo, per carità, e quindi volentieri li prenderebbero, però non è così semplice perché i costi sono alti di trasporto, quindi gran parte delle cose, infatti spesso i bandi di gara vanno deserti, insomma, quindi è abbastanza complessa la situazione. L'altro giorno ho avuto la fortuna di fare colazione con il sindaco di San Francisco, al sindaco di California, che è per eccellenza il top dei rifiuti zero. Loro hanno imparato da noi, dai nostri tecnici italiani. Il problema è che noi poi non possiamo farlo perché non c'è la volontà politica di farlo, però tecnicamente noi siamo al top, tant'è vero che gli americani venivano qui per chiederci e imparare certe cose, e adesso noi chiamiamo loro perché loro le fanno, e poi se viene l'americano figo che parla e che lo spiega, sembra ancora, c'è ancora più fascino, però noi purtroppo non riusciamo a farlo. Quindi questo per dirti che noi guardiamo molto la California, che è la padre dei rifiuti zero. Io ho depositato una proposta di legge per il potere calorifico dei rifiuti e probabilmente il ministro l'ha messa nella legge di stabilità. C'è un principio europeo che dice chi inquina paga. Noi purtroppo l'abbiamo interpretato diversamente. Siccome pago, inquino, che è ben diverso. Chi è che sta gestendo lo Stato in questo momento? Perché io faccio sempre questo esempio. Voi salite su un aereo, pensate che chi pilota l'aereo lo sappia fare, salite su un mezzo pubblico, su qualcosa, dice quello lo saprà fare, perché quando invece si parla di amministrazione di cosa pubblica non si adotta lo stesso metodo e si pensa di stare nelle mani di persone competenti e che sanno fare quel lavoro? Cominciamo a farci queste domande. Vedete, io la Regione Lazio, quando parlo di Regione Lazio, vedete, a chiudere gli occhi, che cosa evoca la parola Regione Lazio? Fioridole, ruberie di miliardi di euro, sanità in ginocchio dove muoiono persone, il trasporto pubblico regionale, no? I pendolari, la situazione disastrosa dei treni, il movimento come si sta, scusate il termine, muovendo all'interno, visto che siamo entrati in un altro modo, siamo persone, cittadini che spesso, vi assicuro, cercano di portare il semplice buon senso. Cioè, voi pensate chissà quali tipi di preparazione, quali tipi di valutazione ci debbano essere sugli atti legislativi, sulle manovre di bilancio? Spesso si alza qualcuno tra di noi e dice, scusate, ma facendo un ragionamento elementare, cioè così state facendo un torto ai cittadini, così state sperperando milioni di euro, così è una contraddizione. E effettivamente poi questa cosa viene fuori, chissà. Quindi chissà quale tipo di preparazione uno si immagini ci debba essere, se certe volte si deve solo mettere in fila gli elementi, conoscerli, e spesso poi vengono fuori delle cose incredibili, assurde, che poi tentiamo di comunicare. Però dovete pensare che noi siamo stati proprio precipitati, paracadutati nella regione nel momento più confuso,
proprio durante il bilancio. Voi pensate, sette persone, sette cittadini che si vedono portare fisicamente con la cariola, proprio arrivato uno con un montacarichi che dice questo è il bilancio, tutto cartaceo. Se non riesci a capire come vengono utilizzati i soldi, siamo sempre lì. Perché guardate che quello che utilizza la Regione Lazio di soldi in realtà incide, mi permetto di dire, molto più del nazionale. Perché la spesa sanitaria, cioè quando uno si sveglia la mattina, va in un ospedale, fa il ticket, si prende un treno regionale, prende l'autobus della Cotra, e questo è soprattutto gestito dalla Regione. Sono miliardi di euro che devono in qualche modo regolare l'attività di una collettività. È come un condominio che abita sopra, che abita sotto, ma non ha senso, ci sta, diciamo, l'intesa su praticamente tutto. Beh, guardate che il primo interesse di queste persone è consegnare una macchina incomprensibile, l'impenetrabilità, quindi i conti che non si capiscono, i bilanci. Noi siamo stati derisi, praticamente, veniamo derisi, insomma, presi in giro nelle commissioni perché chiediamo trasparenza, perché chiediamo le telecamere. Voi sapete che noi accantoniamo una parte del nostro stipendio di consiglieri perché lo destiniamo a un fondo di pubblica utilità gestito dai cittadini. Abbiamo chiesto che questa cosa fosse istituzionalizzata, ufficializzata dentro la Regione, così che altri consiglieri, si spera, ma non, al momento non ce ne sono, facciano la stessa cosa. Lo sapete che ci hanno detto? Questo è di cattivo esempio, perché io che non lo faccio risulto essere un ladro. Ma dico, allora, vi rendete conto di questa? Sapete che un'idea buona può portare a un risparmio di qualche decina, anche centinaia di milioni di euro, un'idea buona sul bilancio, sul taglio alle spese. Questo, noi siamo stati eletti per questo, cioè non è che oggi possiamo vedere gli ospedali che funzionano, domani sì, però bisogna iniziare. E devo dire che per esempio le visite e le ispezioni che facciamo a sorpresa negli ospedali cominciano a seminare un po', e non voglio essere presuntuoso, un po' di terrore. Sulla questione dei vitalizi, anche lì è stato preso poi la punta dell'asino, ma i vitalizi adesso hanno strombazzato il fatto, sì, l'abbiamo tolti, quindi siamo anche noi, perché poi è bello che si vestono della stessa purezza, come dire, sì, ma certo, bisogna risparmiare, siamo pure noi contro i vitalizi, ci riduciamo gli stipendi, ma dove? Cioè io vorrei far capire che i danni contabili, cioè il fatto di sperperare il denaro pubblico, è intimamente, profondamente collegato alle altre cose. Si muore negli ospedali perché si spreca denaro pubblico, perché si amministra male. Dobbiamo dare l'impressione di essere non 7, ma 7.000, 70.000, perché dietro quei 7 consiglieri poi ci possono non essere, poi noi abbiamo i limiti dei 2 mandati, però ci devono essere come un esercito uguale e con le stesse determinazioni, altri pronti dietro, e così cominciano a accendere un faro su quello che fanno. Se un movimento decide di entrare in politica, deve chiamare a sé tutte le forze, chiamare a sé tutti i cittadini per poter raggiungere lo scopo che si è prefissato. E appunto io come sempre sottolineo quando partecipiamo a questi bellissimi incontri pubblici è questo, cioè vedere delle persone che comunque di domenica mattina stanno qui, si confrontano, parlano alla luce del sole, insieme portavoce dal Senato al Municipio, è un qualcosa che io penso sia completamente nuovo sul panorama politico, ma anche più in senso ampio civico e pubblico italiano. Io vengo da una periferia simile a qua, ma completamente dall'altra parte di Roma, che è sulla Casilina oltre il raccordo, il Municipio delle Torri. E chiaramente vedere un po' questi luoghi che in realtà avrebbero delle potenzialità enormi dal punto di vista degli abitanti che vivono dentro, perché chiaramente qui si cresce in fretta, e però le istituzioni comunque ci abbandonano in maniera incredibile. Poi troppo spesso la nostra città, troppo spesso Roma, gravita sul centro, il centro, questo centro che poi è terra di potere, di conquista, di poltrone, di speculazioni, ma in realtà poi la città si vive in periferia che spesso ci si forma, ci si confronta in maniera difficile, non lo nego, però è qui che insomma è bene che ci sia la presenza più costante possibile delle istituzioni, perché il lavoro è tanto. Stanno allargando sempre di più la forbice tra ricchi e poveri, tra chi ha di più e chi ha di meno, tra mega stipendi di mega dirigenti e invece licenziamenti dei lavoratori senza veramente pensarci un attimo. Ed è qui che noi forse abbiamo un po' più il dovere, in primis come cittadini e poi come portavoce, di intervenire, perché le azioni quotidiane che possiamo fare tutti noi nel nostro piccolo sono innumerevoli. Siamo delle persone che ci stanno mettendo l'anima in questa cosa.
Però poi molto spesso il rischio qual è? Che qui resta carta, perché non è rispettata la Costituzione, quindi figuriamoci le delibere comunali o ancora di più le mozioni. Quindi poi per tornare al discorso che se poi vogliamo incidere veramente, sì, l'azione politica, l'azione dentro le amministrazioni pubbliche è fondamentale, ma poi anche il nostro ruolo di cittadino va un attimino recuperato e valorizzato. Quando ci spostiamo, quando facciamo la spesa, cosa compriamo, come ci comportiamo, anche lì vediamo, magari non tutti, adesso non voglio generalizzare completamente, però una buona parte, 80-70% dei politici, chiamiamoli così, tradizionali, quando gli parli di cittadini, di assemblee pubbliche, si muovono se hanno un ritorno di qualcosa. Il discorso dei biglietti falsi la stavo seguendo da molto, diciamo da quando sono entrato dentro le istituzioni, leggendo la relazione del collegio sindacale al bilancio 2012. Ebbene, questa relazione è datata 2012, quindi insomma anche ormai di qualche mese fa abbondante, afferma proprio questo, cioè afferma tutto lo scandalo dei biglietti falsi, come tanti tanti altri scandali che ci sono all'interno di ATAC, dai contratti derivati, dalle obbligazioni zero coupon, dalla sede da 120 milioni di euro. Per esempio tantissime persone sottolineano il fatto della mancanza, come c'era una volta sull'autobus, del bigliettaio. Qui si dice nessuno fa il biglietto dell'autobus, e soprattutto noi questo l'abbiamo scritto anche in una mozione che abbiamo fatto approvare in Consiglio Comunale il primo agosto, dove impegnavamo il sindaco e la giunta a ricollocare il personale ATAC amministrativo in eccesso, ovviamente sugli autobus, perché visto che io poi fossi l'amministratore delegato di ATAC, gli farei un discorso molto, molto serio. Ragazzi, qui ATAC ha 12.000 dipendenti, solo la metà portano l'autobus, neanche, perché sono 5.800 su 12.000. O qui ci rimbocchiamo le maniche tutti quanti, o qui comunque tra un anno ATAC chiude, quindi ne paghiamo tutti. C'erano 500 autisti da una parte che si erano letteralmente rotti le scatole dei sindacati, perché sono comunque coloro che hanno portato allo sfacelo questo paese e forse anche più della politica. E quindi c'erano 500 autisti ATAC senza bandiere che si erano completamente rotti le scatole, ho detto voi non ci rappresentate più. E c'erano dall'altra parte i sindacati che, vi giuro, erano più bandiere che persone, ma saranno state 20 persone. Poi Marino, cosa gravissima, ha accolto i rappresentanti sindacali, ma non ha voluto parlare con i rappresentanti dei 500 autisti auto-organizzati, autonomi, orizzontali, chiamiamoli come vogliamo, che però rappresentavano in quel momento i lavoratori veramente, non le 20 persone con le bandiere. Vi ringrazio dell'ospitalità, i nostri contatti li avete o in caso ve li possiamo ridare. Voi mandateci tutto il materiale possibile, contattateci, che noi piano piano cerchiamo di elaborarlo, sempre grazie poi al vostro aiuto. Grazie. La forza del movimento non è tanto nel fatto che noi siamo dentro, la forza principale è che voi siete fuori. Cioè il fatto è che noi siamo quattro, ma siamo molti di più. Siamo molti di più perché grazie ai tavoli di lavoro possiamo studiare il territorio, possiamo studiare i problemi, possiamo inventare soluzioni. Il fatto che la rete ci consenta di lavorare tutti sullo stesso progetto o su progetti diversi, ma comunque aggregando le nostre intelligenze singole, creando qualcosa che ha un valore aggiunto molto più grande della somma delle nostre singole intelligenze, questa è la nostra forza e non dobbiamo perderla. Se di tanto in tanto ci approvano qualche mozione, ci approvano o comunque abbiamo delle interrogazioni che riescono poi ad avere un esito positivo, questo per noi è un successo fantastico, cioè veramente ogni singolo centimetro per noi è un successo. Sto vedendo delle situazioni folli, sostanzialmente un'amministrazione fatta per non funzionare, questa è la sintesi. Un'amministrazione che ha moltiplicato le strutture, ha creato delle società esterne per effettuare e fornire servizi che dovevano essere forniti dall'amministrazione stessa, cioè noi abbiamo duplicato strutture, costi, personali, dirigenze, tutto solamente per mungere la mucca. Noi siamo pronti, quindi andiamo avanti a testa bassa, abbiamo solamente bisogno del vostro aiuto, perché effettivamente di cose da fare ce ne sono a migliaia, non si può neanche immaginare. Io in questi 4 mesi non sono riuscita a trovare un settore o un angolino di settore che possa essere, come dire, lasciato intatto. Va bene, quella cosa va bene. In realtà no, se anche una cosa va bene, andando a guardare sotto, però c'è qualcosa che non va, o comunque è una copertura per... Ed è veramente, a tratti è disarmante, cioè ti guardi intorno e dici come abbiamo fatto a ridurci così.
Però immaginate che cosa succede se nella stessa mattinata, cosa che avviene normalmente, abbiamo più di una commissione, spesso iniziano ad orari, se non sovrapposti, molto, molto vicini, quindi 10, 10 e mezza. E immaginate che cosa succede quando peraltro sono in luoghi diversi. Cioè, noi siamo costretti a girare come dei birilli tutta la mattina per riuscire ad andare da una commissione a un'altra, e ovviamente questo significa innanzitutto che non riusciamo a farle tutte, è evidente che comunque per riuscire a farle dobbiamo talvolta arrivare tardi oppure andare via prima, e questo non è un modo di lavorare. Cioè, noi non siamo messi in condizioni di lavorare, quindi noi abbiamo presentato una proposta che a nostro avviso, insomma, era abbastanza ragionevole, ossia quella di concentrare tutte le riunioni all'interno di un'unica sede, in modo tale da agevolare il lavoro. Beh, comunque ci hanno bocciato la proposta. La strategia è quella della lumaca, lenta e inesorabile. Abbiamo 5 anni forse, e noi lavoreremo ogni giorno come se fosse il primo o l'ultimo, questo decidetelo voi, insomma, senza mollare un centimetro. La partecipazione è l'unico modo con il quale i cittadini possono dare un segno tangibile della loro presenza e i politici iniziano a capire che ci siamo. Prima cosa, vi parlo di una questione regionale in realtà. Come sapete, mi occupo di acqua e me ne sono occupata negli anni passati, facendo parte dei movimenti dell'acqua, appunto. Il coordinamento acqua pubblica del Lazio ha suggerito alla Commissione Ambiente della Regione Lazio di fare un evento che si svolgerà appunto martedì dalle 4 alle 8, dove ci saranno una serie di ospiti nazionali e internazionali che spiegheranno le loro esperienze di ripubblicizzazione del servizio idrico, e si esporrà quella che è la legge di iniziativa popolare numero 31, depositata lo scorso anno appunto in regione sulla ripubblicizzazione nel Lazio. La risoluzione sull'acqua intanto sta andando avanti alla Camera, e mercoledì continueremo la discussione, avremo una serie di audizioni, iniziamo ad ascoltare tutte le parti in causa, partendo dall'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Abbiamo depositato una mozione che tratta il blocco degli sfratti per morosità. E appunto siamo in un posto dove la crisi si fa sentire parecchio, e quindi in questo momento dove la crisi si sente molto si è deciso di fare questo tipo di azione. I movimenti per l'abitare hanno fatto una manifestazione che è arrivata al culmine con quella del 19 di ottobre, e hanno potuto esprimere il loro pensiero, il loro disagio, la questione in Italia della mancanza di diciamo attenzione nei confronti del diritto all'abitare, che non è semplicemente il diritto alla casa, il diritto di un tetto sulla testa, ma il diritto all'abitare come ambiente anche, quindi non ghettizzare chi non ha la possibilità di prendere in affitto una casa a 1.000 euro, mi sembra una cosa allucinante come affitto, e appunto cercare di fare qualcosa di integrativo all'interno delle città. La nostra mozione è in linea con quella che è la legge che abbiamo studiato e depositato lo scorso giugno sul consumo di suolo. L'intenzione appunto è il censimento di tutto il patrimonio immobiliare comunale, in modo che venga riutilizzato, ristrutturato, magari utilizzando anche supporto di Cassa Depositi e Prestiti, che una volta prestava a tassi agevolati ai comuni e agli enti locali. La questione del consumo di suolo in questo momento è in discussione alla Commissione Ambiente della Camera, e se ci dovessero essere delle modifiche, se qualcuno volesse in qualche modo modificare quel testo e studiarsi gli altri 5 che sono stati presentati dagli altri partiti e dalle altre forze politiche, può contattarci e darci qualche suggerimento, perché è in discussione in questo momento, ma non si risolverà la discussione in un mese. Di solito un testo di legge, una proposta di legge ci mette circa un annetto ad essere in qualche modo licenziata dalla Commissione, poi, per poi passare direttamente all'Aula. Nel momento in cui la maggior parte delle persone inizieranno a partecipare realmente a tutto ciò che li riguarda, allora il Movimento 5 Stelle potrà tranquillamente sparire e potremo tornarcene alle nostre vite facendo magari delle agorà con tanti cittadini, e iniziare a decidere tutto ciò che ci riguarda attraverso le piazze, per riprenderci un po' quella democrazia partecipata di cui abbiamo bisogno, perché in questo momento la democrazia rappresentativa ha completamente fallito il suo mandato, non esiste più, e quindi quella partecipata è quella alla quale stiamo cercando di arrivare. Quindi partecipare, svegliare le coscienze, cercare di coinvolgere i vicini di casa in quelle che sono le attività che riguardano tutti quanti. Ci stanno togliendo un po' tutto e
c'è una questione di vendita o svendita, ma io la chiamo vendita, del patrimonio immobiliare pubblico. Ci sono cifre da capogiro, 200 milioni di euro per quanto riguarda il Comune di Roma e 500 milioni per quanto riguarda a livello nazionale. Ci vogliono togliere quelli che sono i nostri beni, in realtà vai a vendere un qualche cosa che poi non hai più a disposizione, non ce l'avrai mai più, comunque perdi un qualche cosa che potresti utilizzare per la collettività e poter fare delle attività comuni con tutti gli altri. Se non ci sono consiglieri comunali nei vostri comuni, di chiederci di darvi una mano, appunto di diventare il vostro strumento per fare gli accessi agli atti ai vostri comuni, per avere le liste del patrimonio immobiliare che a loro interessa vendere o comunque che è a disposizione, quello che è in affitto, quello che invece è dismesso, tutto ciò che non è utilizzato e per poterlo poi riutilizzare e ridarlo in qualche modo all'uso collettivo. Partecipiamo.